Buonasera. No, 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 non è in ritardo, tranquilla. Ah, va bene, do del tuo allora. Tu puoi fare uguale. Allora. Sì, tranquilla, non sei in ritardo, tanto sei l'ultima cliente, quindi possiamo fare le cose con calma. Se tu non hai da fare più tardi, perfetto. Allora, perfetto, possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo con calma. Bene, allora io vedo che sei un po' truccata. Sì, e quindi procederei con struccarti. Sì, ho segnato tutto. Allora, è arrivato il nuovo aspirapuntini neri, che è questo qui. E so che tu volevi provarlo. Questo è professionale, però su Amazon tipo puoi trovare degli altri più casalinghi, diciamo, che sono più economici, perché questo è da centro estetico, è ovvio. E però sì, magari ti lascio anche un link poi dopo se vuoi andarlo a prendere, così quello sono sicura che quello funziona. E sì, che non vai a prendere qualche cinesata che poi non fa niente, che sono debuttati via. Sì, vabbè, su Amazon puoi fare recesso, però insomma è sempre una rottura di scatole, no? Allora sì, questo diciamo che sarà tipo una delle ultime cose che andremo a fare oggi, questa sera. Io direi che prima ti strucco. Volevo struccarti un attimo con questa, non so se l'hai mai provata, è un guanto di una particolare stoffa, di un materiale particolare che praticamente toglie senza l'acqua micellare, però vedo che hai un eyeliner waterproof e allora dopo se non viene via bene andremo anche un po' con l'acqua micellare e con i dischetti perché devi avere il viso molto, cioè, pulito bene perfettamente e poi andiamo anche con un detergente delicato, sia per pelle miste che mi sembra la tua. Sì. Tu volevi anche lo scrub? In genere lo scrub si andrebbe fatto e poi possiamo passare con l'aspiratura dei punti neri, però dimmi tu. Va bene, ok. Per l'apertura dei pori abbiamo la sauna facciale, come ti dicevo al telefono. Sì, è veramente molto rilassante. Non l'avevo mai provata. Poi ti faccio provare. E se vuoi possiamo mettere anche qualche essenza profumata all'interno. Ne ho di varie profumazioni. Mettiamo basta qualche goccia, proprio pochissima, perché se no è troppo invasivo, fa lacrimare gli occhi, altrimenti se ne metti troppo. Sì. E, no, esatto, nonostante quello. Esatto, sì. E quindi deve essere una cosa rilassante, piacevole. Mi raccomando, non addormentarti. Mi è capitato una cliente, si era addormentata durante la sauna facciale. Sì, è stato molto. Sì, vabbè, può succedere però. Allora, ok, va bene, allora io direi che andiamo, procediamo con la pulizia, intanto rimuoviamo il make-up. Sì, allora intanto con questa. Sì, è un guanto.
visto che sei già pronta. Ci hai fatto la coda, ti sei tirato indietro i capelli, perfetto. Sì, senti, molto delicato questo tessuto, non va a raschiare, eppure tira via un bel po' di make-up. Cosa usi tu, il fondotinta in crema? Ah, ok. Sì, no, ma sta venendo via tranquillamente. È l'eyeliner waterproof, che eyeliner usi? Ah, eh sì, quello. Questi sono buoni, questi guanti qua, ma non sono miracolosi. Lo so. E poi più che altro anche per una questione che insomma è un centro estetico professionale, cioè voglio dire, io non importa anche se consumiamo un po' di più di prodotti, però cioè, deve essere fatto bene. Sì, io ho molti prodotti della Shein perché devo dire che sono molto validi e quindi allora adesso vado a passare quest'acqua micellare 2 in 1. Che va bene anche, va molto bene per togliere l'eyeliner waterproof o comunque quei residui di make-up che proprio restano incollati al viso. Vuoi sentire la profumazione? Molto buona, delicata ma profumata, sì. Un classico profumo, qualcosa di femminile, che mi viene a pensare, non so come spiegare, di pulito, sì. Ma anche come se fosse uno di quei profumini tipo primaverile, forse c'è qualche fiore. Vado a richiuderla perché è piccolina, se cade si rovescia, è finita. Soprattutto gli occhi, chiudili bene, ok? Dimmi se spingo troppo e ti faccio male. Sì, perché voglio togliere bene questo eyeliner, ma sta venendo via abbastanza facilmente, quindi no problem. Visto, è venuto via bene, 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 bene. Però sicuramente c'è qualche residuo di trucco, quindi adesso prendiamo un pochino di acqua tiepida e ti vado
pulire il viso con questo detergente in gel delicato per una pelle più anche luminosa e fresca. Si sentirà molto piacevole sulla pelle. Questo è talmente delicato che lo puoi usare ogni giorno, quindi volendo. Quindi tranquillamente ti posso pulire con l'acqua di micellare e anche con questa non stiamo andando a disturbare la pelle. Vuoi sentire il profumo di questo? Il profumo di questo è molto simile al profumo che ha lo scrub, che è della stessa marca, e quindi non lo so, hanno fatto della profumazione quasi simile. Sì, praticamente identica, a mio parere. Dopo ti farò sentire anche lo scrub, così mi dirò il tuo parere. È la stessa identica profumazione. Infatti la confezione è molto simile, solo che l'altra è in verde. Dato che basta poca acqua e me ne spruzzo un po' sulle mani e così vado a detergerti bene il viso. Allora, andiamo a mettere un po' di detergente sulle mie mani. Spruzzo un po' di acqua tiepida per fare quella schiumetta presente. Fare, vedi, questo schiumetto qui, poi tiro un po' il viso. Si chiudi gli occhi, sì. Così ti lavo a fondo bene bene il viso. Ok, questo casino che c'è fuori. Così è. Aspetta che mi bagno un altro po' le mani. Ok. No, va bene, poca schiuma, sai. Basta che si attivi all'inizio, dopo. Praticamente sulle mie mani non ho più schiuma, ma ce l'ho tutta sul viso. Dopo ti sciacquo di. Anche qua, sì. Ok. Sul naso. No, tranquillo, non ti graffio qui anche. Non sono poi così lunghe, guarda che c'è. Ci sono delle ragazze che le hanno davvero molto molto più lunghe e non graffiano neanche loro. Chiudi un attimo gli occhi. Penso che stia per piovere.
Sento dei rumori come, vero, tanto vento, pioggia. Vabbè, fortuna che non sei dal parrucchiere, se no come uscivi l'ha messo in piega di andare a quel paese. Invece è vero. Vieni che ti asciugo il viso, ti asciugo quel guanto, che vado meglio, sono sicura che sono più delicata e non ti faccio male. Sì, basta che tampono, tanto eri tutta schiuma alla fine. Ti ho spruzzato in faccia prima per andarvi un po' di schiuma. Sì, adesso andiamo alla sauna facciale. Non li vuoi gli essenziali, no? Così tanto sì, non è che facciano chissà quale differenza, è solo proprio per un puro piacere sensoriale di sentirsi questo profumo. Va bene, come preferisci. No, non ci sono rimasta male, solo che se lo facessi lo userei. Allora, vabbè, io userei l'essenza al cocco. Sì, ce l'ho davvero. Non ci credi, ce l'ho davvero. Ce l'ho al cocco, al tè verde, alla lavanda, cose un po' più particolari tipo ginepro. Oppure andiamo sul classico tipo arancia amara, tea tree oil, menta e... Forse basta, eucalipto, sì. Non me ne vengono in mente altre, onestamente. Non ti ispirano tanto. Questa sera non ti va. Vabbè, non importa, non insisto. Magari la prossima volta sì. Va bene. Quella al cocco. Metto a scaldare l'acqua per... No, non per il tè. Per la sauna facciale. Ah, sì. Non hai mai visto una sauna facciale? Allora, è una cosa molto semplice. Sembra quello per la cera, per fare le cerette, vero? È questo marchingegno qui. Qui si mette l'acqua e c'è una tacchetta che dice di non superare, insomma, il livello. Poi qui c'è il bottone. E si va a scegliere uno o due, che è l'intensità con la quale si vogliono più bolle, insomma più forte e più debole il vapore sul tuo viso. E poi ci sono questi adattatori qui. Questo è solo per inserire il naso, ok? Questi sono tutti, vengono tutti sterilizzati ovviamente. E certo, perché ci appoggi il viso. Ma qualsiasi cosa, se non è usa e getta, viene sterilizzata. Come è giusto che sia. Ma c'è questo molto prima di questo periodo. Sì, appunto dicevo così. Oppure questo. Che comunque questo va messo in qualsiasi caso, perché ha il filtro qui che permette di non scottarsi e non fa uscire l'acqua che bolle, altrimenti potresti ustionarti il viso e non è per niente piacevole. E qui va appoggiato così il viso ed è molto rilassante. Già. Allora, sì, cosa... Sì, tu hai per i punti neri sul naso, quindi io direi che facciamo così. Però io direi che se vuoi la pulizia del viso, cioè con lo scrub, lo possiamo fare che prima. Prima fai 5 minuti, quello che è, qualche minuto, tutto il viso. Poi ti faccio lo scrub e poi andiamo a fare
altri minuti solo del naso e facciamo l'aspiro punti neri. Allora, l'aspiro punti neri, chi lo usa senza aver fatto la sauna facciale o comunque essersi aperto i pori un attimo, tipo non so, può andare bene anche dopo la doccia, oppure può andare bene anche il classico vecchio metodo della pentola con l'asciugamano in testa, proprio quello più arcaico, diciamo. Esatto, quello delle nostre nonne. E se non fai quel passaggio lì, l'aspira punti neri, fa poco e niente. Quindi per quello tante persone hanno magari hanno detto non funziona. Sì, perché non l'hai usato correttamente, perché non è esatto, non è magico, cioè devi fare giustamente aprire i pori prima, ma anche quando ti vai a fare la pulizia, quella più classica, dove adesso non la fanno più, quella dove strizzano i punti neri, perché è troppo violento per la pelle e stressa troppo la pelle, quindi adesso tutte prediligono avere l'aspiro punti neri. Però appunto è per forza che non funziona, se non lo usi in modo appropriato, è ovvio, cioè sarebbe strano il contrario. Sì, ma infatti lasciamo perdere chi. Sì, ho visto anch'io delle recensioni su YouTube che lasciavano il tempo che trovavano, cioè fatte da persone che, cioè, lasciamo perdere. Quindi, esatto, voler pretendere che una cosa funzioni senza usarla correttamente ha poco senso. Esatto. Vado a mettere l'acqua all'interno. Io direi che facciamo un'intensità 1, perché la 2 è decisamente troppo alta, secondo il mio punto di vista, vedendo anche, avendola anche provata e anche sulle clienti. Io adesso andrò a mettere la 2 solo perché così velocizzerà. Esatto. Ma poi andiamo a mettere la 1 perché sennò è troppo fastidiosa. Sì, troppo brusca e irruenta, direi. Allora, andiamo a fare quella a tutto il viso. Sì, fai ancora in tempo a mettere qualche olio, o direi uno solo. Allora, cocco, che non ci credevi, ma ce l'ho davvero, come puoi vedere. Te lo faccio annusare, va bene? Buono. Basta davvero, bastano davvero pochissime gocce. È molto forte. Profumo si sente molto. E poi cos'è che ti piaceva? Lavanda. Ok. Molto buono. Che lavanda, ispirami, no? Se no, questo, diciamo, kit qui, ce ne sono 6. Anche qui è lavanda, però profumazione un po' diversa. Questi sono decisamente molto più delicati, perché sono di un'altra marca. Sì, e qui abbiamo sempre lavanda, ma molto più delicato. Poi c'è arancia, menta. Ah, ecco, c'era anche citronella. Come puoi vedere. E gli altri sono quelli che ti ho detto, tea tree oil 100% puro, certo. E poi qui abbiamo menta e l'eucalipto. No, adesso ne vorremmo comprare altri, tipo mi piacerebbe il limone.
su Amazon, semplicemente su Amazon. Cocco. Lo sapevo che avessi scelto Cocco perché avevo scelto anche io Cocco. Beh, non per quello, però spesso nei centri estetici non c'è questa profumazione e quindi bisogna approfittarne quando c'è. Basta solo mettere una o due gocce. Adesso andiamo a riaccenderlo perché l'ho spenta per mettere l'olio essenziale, però hai fatto bene a dirmelo subito e adesso vedrai che sarà molto più piacevole. Senti che bel rumore anche dell'acqua che bolle in questo piccolo piccolo mini bollitore, sembra, no? Molto piacevole. Rilassare molto, sono molto, non lo so spiegare, mi piace molto come suona. Ok, come puoi vedere sto già iniziando a fare tutto il suo vapore, quindi io te lo avvicino, mettici pure il tuo viso, mettici pure il viso. Come puoi vedere, ecco qua. Abbassiamo un po' la temperatura, ecco. Tieni. Chiudi gli occhi perché molto veloce. Eh sì. Ok, andiamo con lo scrub. Questa per adesso la spostiamo, la accantoniamo qui. Ok, allora, come ti senti? Caldo? È bello, vero? Vorresti prendertela anche tu? Posso darti il link anche di questa su Amazon, la trovi a pochi soldi, insomma. La versione da casa di questa. Allora, questo è lo scrub che vado a fartelo sui punti qui, quelli più, hai un po' di pelle secca, quindi si ha delle microparticelle. Sono grani di bambù. Sì. Ok. Se come al solito spingo troppo, ti graffio, fammelo sapere. Non con le unghie, se ti graffio guai, così di bambù. I granuli. No, sì, infatti. Cerco di andare più delicatamente possibile, però allo stesso tempo devo togliere la pelle morta. Sì.
solito spray, sciacquo. Chiudi gli occhi. Ok. Bella, non ti avvia un bel po' di pelle morta. Da quanto è che non per farmi gli affari tuoi, così per dialogare, da quanto è che non facevi una bella pulizia del viso? Eh sì, ci sta, dai. Sì, esatto. Ma anche sì, anche una cosa, oltre a prendersi cura di sé, in un senso proprio fisico, anche psicologico, perché è rilassante che qualcuno. Sì, ok, è bello farsela anche da solo, ma farsela proprio nel centro estetico perché vieni coccolata. Esatto. Allora, vai a farti adesso. Vai, andiamo a fare la sauna solo per la zona del naso. Quindi vado a riaccendere. Qui ancora tu hai senza il cocco. Se vuoi cambiare, cambio l'acqua e mettiamo un'altra profumazione. Ok, ti piaceva tantissimo, quindi direi che restiamo sul cocco. Bene, allora adesso dovrei appoggiare il tuo naso. Sì, puoi appoggiare tranquillamente la fronte dove l'avevi appoggiata prima, comunque tu sai dove sei più comoda, ti senti più comoda. E appoggiati tranquillamente perché non succede nulla. Ecco che si sta scaldando. Scaldiamola al 2 e poi come prima la passo all'1. Ecco che si sta scaldando super veloce. Super veloce, vedo già che sta uscendo il vapore, quindi andiamo a metterla sul primo. Ok, e appoggia pure il tuo naso qui e goditi il momento. Goditi il momento, rilassati. Sì. E pronto che tra poco andremo a fare la nostra pulizia proprio profonda di punti neri con l'aspirapunti neri, così vedrai anche tu che funziona, che eri scettica al telefono perché hai guardato le recensioni sbagliate, gente incompetente che pensa che il suo punto di vista sia valido, invece fanno le cose a caso. Ma è vero. Perché se non lo utilizzi in modo corretto, ovvio che non funziona. Ok. Come per tutte le cose, esatto. Caldo, ce la fa resistere. Sì, piacevole. Questa la mettiamo via, abbiamo finito con la sauna. Andiamo all'aspirapunti neri. Sì, questo è molto professionale, cioè si sente che è un materiale, ovviamente, solo il meglio per il nostro centro estetico. E ti ho già messo la punta, quella per aspirare i punti neri, ovviamente. Una tutta tua. Allora, io direi che procediamo.
tu lasciati andare, fidati di me, vedrai che non avrai segni rossi, vedrai che non avrai problemi e non ti vergognare perché verrà aspirato il mondo dal tuo naso, vedrai delle cose, ma non ti vergognare perché è normale, ok? Non ti far imbarazzare, ce l'abbiamo tutti, è una cosa normale. Così fa male? No, vero? Ok. Allora, l'importante è che viene fatto questo movimento e non si resta lì ad aspirare, perché altrimenti lì è ovvio che si creano come se fosse un succhiotto, esatto. Ok, sta venendo via tantissima roba, te lo dico. Già fatto tutto, questa testina la vado a cambiare, andrà. Sterilizzata e tutto, ma questo è lo segno che se tu vuoi venire questa testina la lascio giusta per te, anche se verrà sterilizzata. Allora, non mi hai detto se volevi una maschera, se ti metto come finale una crema per il viso, un po' di latte detergente. Dimmi tu che cosa preferisci, perché so che le tue preferenze. Io ti do una bella crema per il viso. E visto che ti piace il cocco, andremo a mettere, e visto che è sera, andremo a mettere questa Detox Night Face Cream, ovviamente una crema per il viso di Hello Body al cocco, che è strepitosa. Ok, ne basta veramente molto poca. È bello, buono questo, profumatissimo, vero? Faccio anche un buon massaggio con la crema sulla fronte, sul naso, sugli zigomi, le guance. E infine il mento e poi una passata generale, così si assorbe. Sembra di stare al mare. Sì, perché spesso, esatto, sì, le creme quelle solari sono alla profumazione cocco, e quindi ogni volta mi sembra di stare al mare in spiaggia. Comunque, spero che questa pulizia viso ti abbia soddisfatta, ti abbia anche fatto rilassare. Sì, lì c'è la cassa e puoi andare a fare, a saldare il conto, oppure vedi tu, insomma. Se vuoi tornare a prendere un altro appuntamento, devi sempre dire alla segretaria lì in cassa tutte le cose. Ok? Sì. Sì, ti possiamo rilasciare qualche campioncino se vuoi. Ti è piaciuta molto questa crema al cocco. Va bene, basta che lo dici in cassa. Va bene? Ok. Allora io ti auguro buonanotte.